di deodorante. Sì, grazie. Lo vedono nel metal detector. Questo è per colpa di tutte le parole di merda. Dai, va fatta l'esperienza nella vita di perdere un aereo. Ragazzi, in questi giorni ne stanno succedendo veramente di tutti i colori. È venuto veramente un video lunghissimo, l'ho diviso in due parti. Se volete la seconda, già da stasera, mi raccomando, arriviamo a 30.000 pollicioni in su. Dai, fatemi vedere che ci siete. Buona visione. Ok. Beh ragazzi, questo è Epni e bentornati in questo nuovissimo video vlog. Sono reduce da dei giorni di registrazioni veramente pesanti. Mi sono messo da parte tantissimi video di Pokémon Go. Mi sto divertendo veramente tanto con degli amici, anche andare a cercare i Pokémon la notte. Quindi vedrete dei video anche spesso girati di notte. Ma oggi quello di cui volevo parlarvi è un'altra cosa. Stamattina parto per Milano, dove ci partirà un aereo a noi Mates che ci porterà a Palermo, perché abbiamo un evento con voi. Cucciolino! Devo sbrigarmi, prendere le ultime cose e poi si parte. Ci vediamo in treno. Il treno si è trasformato in un pullman. Sono arrivato a Milano, c'è Sasha, poi c'è papà. E là da qualche parte c'è Surry, non so dove. Comunque stiamo ciao Surry. Stiamo nerdando a Pokémon. Papà mostra e sfoggia i suoi Pokémon devastanti. Pireon. Perché l'ha chiamato così? Piru. Anch'io ce l'ho fortissimo. Ah, Magikarp è forte. Si evolve in Gyarados. Gyarados. L'hai visto il video di PewDiePie che va nel mare col canotto a cercare Gash? Non l'avete visto? No. Madonna, stiamo andando a Malpensa a prendere l'aereo. Io ho una fame assurda perché sono tipo le una e non abbiamo mangiato nulla. Siamo in Cayman e siamo già arrivati. Sì. Ottimo, siamo all'aeroporto e io e Sasha abbiamo appena scoperto che il nostro volo è in overbooking. In poche parole, possono vendere più posti di quelli che hanno sull'aereo. E se arrivi dopo, o se non fai il check-in online che era indisponibile, puoi rimanere qua. Ho bisogno di una cintura, un cazzo di pantaloni. Quindi adesso dobbiamo andare al gate e sperare che ci facciano salire sull'aereo, altrimenti possano partire solamente Giuseppe e Surry. Questa cosa non ha senso. Io non ci vado. Papà non vuole andare da solo, ha bisogno dei figli di supporto. Se no è un'ancora sperduta in mezzo al mare. Oltre ad avere un problema col biglietto, Stefano gli hanno detto che non può portare due bagagli a mano, quindi o la valigia o lo zaino. E visto che non può lasciarlo qua, giustamente, sta cercando di infilare lo zaino nella valigia. Solo che niente. Questo dove l'abbandoni? Il forno. Perché? Il tetrapack. Se metti questo dentro il tuo zaino e il tuo zaino lo metti dentro la valigia, tipo il matriosche. Dammi il tuo zaino, Sasha. Vabbè, EasyJet comporta che si infili la roba dentro. Ma c'è questo casino. La roba dei tuoi. Si infili la roba dentro gli zaini dei tuoi amici. Devi pagare un surplus. Eh già, che sei un po', ne approfitto. Da un po' di deodorante. Sì, grazie. Ma porca puttana. Secondo me ce la fai. Tizio infame, per te solo le lame. Così, lasciala così. Dici che ha un problema. No, vabbè, non è possibile che ci sta. I pantaloni? E il tuo zaino. Non vedi che servono gli amici. Sasha Fanny's Real. Sasha, si è chiusa. Mi fermo le scarpe. Cosa? C'ho le scarpe. No, tu hai detto due pan... Cosa? Aspetta, questo lo metto. Ma va bene. Allora. Aspetta. Ma ci sta ancora un po' di spazio? Aspetta. Adesso vedi che pesa più di un bambino. Le scarpe devi prendere anche il domo qua. Ma basta! Perché è indispensabile? Non lo posso dire, poi lo scopriranno. No, zio, mi ammazzi lo zaino con sto coso. Ma con questo ammazzi lei. Che sta succedendo? Questa... Zio non ci sta. No, zio, questo qua mi ammazza il. Mettilo! Zio, adesso se mi fermano con la lama. Perché ti fermano con questo con la lama? Ma ti fermano anche lì, lo vedono nel metal detector. Ti fa rimanere a piedi comunque. Vabbè, infila. Aia! Mi stai abbandonando! Vabbè, io mi inculo la telecamera e la vendo. Stefano, non mi dai una mano! Mi ha abbandonato! Sei incastrato lo zaino! Sei incastrato lo zaino, non si ha. Cioè. Sto tummi di merda! Solo bagaglio. Ah, c'è che peggio di me. Sì, però l'ho fatto adesso, prima dei colpi. Andiamo. Non si chiude! Ha detto a papà che non importa se è aperto la fotocamera. Ma stai ancora registrando? Stai ancora registrando? Papà, non ti sento. Chi perdo Gyarados? Sono i Pokémon. Vai, Sasha. Non è ancora chiuso lo zaino. Il biglietto.
No, la pezzo di dietro. Cioè, c'è qui, è qui. È il mio? Sì. Ah, ok. Cazzo. Questa valigia ha preso per un train. No, Sasha, ho chiuso il passaporto nella valigia. Come si fa? Basta il biglietto. La carta di imbarco. No, no, basta il biglietto, sì. Ah, basta il biglietto? Sì. Vediamo. Sasha, a me non funziona. Invece sì. Funziona, funziona. Anche con voi due, sì, sì, mia figlia è pazzina. Grazie. Grazie, grazie ragazzi. Ciao. Ma, cosa, ma c'è scritto che puoi portare le armi da fuoco? C'è scritto? Se dichiarate imballate, le puoi portare. Allora ok, la prossima volta. Dimenticato lo spazzolino? Scusa, quindi era... No, mi fanno aprire sto coso. C'è il computer dentro la valigia, deve togliere il computer per poterlo mettere sotto il metal detector. Comunque non si è ancora aggiustato lo zaino. Questo è per colpa del tuo tetrapack di merda. Qual è? Mi hanno fatto ritirare fuori tutto per colpa del computer. Oh mio Dio. Senti, Nauri. Senti. Aspettate, ma pensate che sia finita? Adesso arriviamo lì e vediamo se c'è il nostro posto. Mi chiedo un biglietto al costo. Davvero? È il mio biglietto. Una volta ce l'ho dimenticata a testa. Siamo fratelli. Il panino che ci aspetta. Basta farmi vedere i panini, ho fame. Non si sa per quale motivo si è rotto lo zaino di Sasha. Boh, forse sono state messe dentro più cose di quelle che potevano entrarci. Ma non lo so, è un'ipotesi. Ci hanno appena detto che probabilmente io e Sasha non partiremo, perché sono stati passati tipo 152 passeggeri su 156. E se quei quattro arrivano, io e Sasha non abbiamo il posto. Però abbiamo il biglietto. Abbiamo pagato il biglietto, ma non possiamo prendere il volo. Ottimo. Grande EasyJet, bella cagata. Mentre aspettiamo di non salire sull'aereo, mangiamo. Prima mangio, così ho le energie. Ci sono due Nutella B-Ready là dentro. Due Nutella B-Ready per Stephanie. Già che hai finito l'ultimo panino al salame. Non sapevo che era l'ultimo. Dillo. Non sapevo. Cos'è sta roba? Madonna mia, quanto puzza. Ma poi è congelato. Sì, quindi mangiamo a scuola. Peggio, dai. No, a scuola c'era il paninaro. Bravo, veramente. Tanta roba. Arista, insalata e maionese. No, ma c'aveva, a me c'aveva il forno. Chiamata finale per il volo EasyJet 2809 diretta a Palermo, imbarco immediato, uscita D14. Imbarcateci. Dai, va fatta l'esperienza nella vita di perdere un aereo. Sì. Se due vanno, chi va? Avete voi due i posti. Certo, un goccio d'acqua devo prenderlo. Forse l'acqua, raga, abbiate un po' d'acqua. Raga, si parte. Abbiamo maledetto l'aereo. Sembrerebbe esserci il posto. Cavolo, c'è il computer. Togli il computer e portarlo con te. Prendi lo zaino, zio. Ciao, la valigia vuota. Guarda. Perché la valigia vuota? Perché vestiti sono lo zaino? Quindi uno, due, tre. L'altro momento dov'è? Ti do le tue scarpe di merda. Parto con la valigia vuota. Ti do le scarpe. Prego ragazzi. Poche parole. Adesso possiamo salire. Io devo imbarcare una valigia vuota. In albergo. Comprate per 4 letti, 6 persone in casa. EasyJet! Guardate il lato positivo, se mi perdono la valigia non perdo niente. Dopo di voi c'è qualcun altro? No, siamo gli ultimi. Ce n'era uno in overbooking e non si sa se saliva. Ma la mia valigia la imbarcano, vero? Spero di sì. Ciof, 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 ciof. No, Step. È un Pokémon. È quello che ci porta a Palermo. Lo catturiamo poi. Siamo per partire. Siamo qua a partire. Sei lì? Anche lui è il posto di selfie. Ci parlate di posti belli? E automaticamente chi prenota per ultimo, se nessuno li ha comprati, prende quello. Tutte chi fa il check-in per ultimo. Ah, complimenti. Ci sono gli effetti di fumo come nei concerti. Vorresti le coccole come quel bambino? Posto 8, interessante. Alza la mano che non si vede. Siamo atterrati. Adesso dobbiamo aspettare la valigia vuota. Ma sì, dai, 50 gradi con la felpa perché non ho più spazio nello zaino. Che benessere. Ho appena inventato un nuovo scioglilingua. Waiting with the valigia vuota. Waiting the valigia vuota. Aspettando la mia cazzo. La valigia vuota. Il trio muore a Palermo mentre cerca di prendere le esche al centro del parco. Tu esci la morte poi di ascensore. Che siamo sull'ascensore. Ma raga, ti è bugato, mi sei messo al centro delle due esche. Vabbè, ma ora ti sbacca perché hai perso il GPS. Ma basta che lo stacco. Papà nero da come. Oh porca puttana, usciamo subito, esci mia. E di qua di qua c'è. No, scherzavo. Oddio. Io ti dico. Vuoi che scendi qua tu? Nello strapiombo. Raga. Okay. Dai papà esca. Successo. Ma cos'è sto scalino? Non ci monto più in ascensore. Non ci monto più. Pom pom pom.
siamo stati nell'appartamento, dopo vi facciamo il tour perché ora siamo di corsa, dobbiamo andare all'evento, sono riuscito a caricare il video, non so con quale miracolo, grazie al modemino perché la connessione diceva 10 mega in app, però 3 ore per caricarlo, quindi ho dovuto sistemare un po' di meno. Abbiamo 2 esche davanti a casa, quindi stanotte farmiamo Pokémon all'infinito. E ora dobbiamo andare. Ma c'è la polizia ora? Dov'è che è una bomba? Finalmente sono qui da voi!